Hola luchadores e suavi scassatori di mignoli, ben ritrovati dal vostro Silver, dal vostro Silverius, qui su Salt and Sanctuary. Stiamo cercando una nuova strada per arrivare in luoghi a noi sconosciuti e palesemente irraggiungibili. Stavo guardando che, vedete questa cosa odiosa? Mi ha fatto fare un po' di, boh, non lo so cosa mi ha fatto fare. Mi ha distratto questa cosa del fatto che si metta simmetricamente sul bordo a cacchi suoi. Che bello poter salire di qui anziché saltare di là. Pietra capo? Che cacchio ci rappresenta? Porca puttana, un boss. Il falso buffone, va bene, contro quello vero. Orca Eva. Ok. Che ti è successo? Per qual motivo sei così incazzoso? Ti hanno rubato la bicicletta? Ti hanno rubato il naso a pompon? Come siamo permalosi. Aio. Aio. Sono ancora un po' spaesato con gli attacchi. Forse perché sto usando una spada un filino vincolante, in quel senso, perché è grossa e vengo rigorosamente e cotonosamente stunnato io. Anche se non vieni colpito, ti fanno del male. È bellissima questa cosa. Ehi. Ehi. Aio. Aio, aio, vai. Ok. Vai. Sì, abbiamo un personaggio che scivola. E fermati. Ok. Mi sento come se stessi giocando su un vassoio di vitello tonnato. Ok, vai. Dai, ce la possiamo farcela. Sì! Sì! C'è sempre della gioia in me quando riesco a scatafottere un boss al primo try. Yeah! Ciao, impostore! Perché sei un impostore? E intanto abbiamo... Tutto si chiama orecchio, tranne quella del falso giullare, che si chiama... vabbè. Ricordiamocelo sempre che l'amore è nelle orecchie, perché lo sappiamo che love is in the air, quindi dovrei vergognarmene, lo so. Devo essere impietoso come non so dove sto andando, è un guazzabuglio di cose sto posto. Tutto porta altrove. Cos'è quel tizio? No, non è menabile. Jester Corona, Jester Motley, Jester... Salve! Salute, amico! Si sono venuti a chiacchierare? Da dove mi siedo? Mi sembri la robbia! Ma che cazzo! Forchetta, cucchiaio, coltello e la moglie di un uomo annegato! Di questa farò uno screen, perché non c'è cazzo di senso! Vabbè, un buffone a testa in giù, va bene, me lo posso concedere. Spero solo che non sia tipo Gravity Rush, un livello a testa in giù. Anche se graficamente si potrebbe pensare. Da dove vengo io? Ah, è fuori, verso il basso, sempre più in alto e giù. Piatto, tazza, ciotola, l'anima di una vedova rotto. Volete questo ricco prospettiva? Fidati di me, signore, è abbastanza autentico. Gomito, mascella al ginocchio e una tomba sotto il mare. Dio mio, quanto me ne pentirò. No. Che tragico limitazione, potrei perdere... Oh cazzarola, no. Allora, tanto oramai il danno l'ho fatto, no? Gli ho detto di no. Il mio intento era andare prima qua sotto. Perché ho il timore fondato che ci sia un... Grazie. Speravo in qualcosa di più, ma anche questo va bene. Che sapete, dopo aver battuto un jester, ora speriamo che tizio ciccio puzzo sia ancora al suo posto.
perché che una semplice risposta ci precluda tutto quanto mi sembra sconveniente, e non di meno quantunque. Sì? Non temere, quindi estendere la mano, c'è un grande potere in un marchio bianco bruciante caldo e un pensiero di ferro forgiato. Ok, abbiamo guadagnato il marchio. Allora, vertigo marca. Allora è un potere che ci permette di andare a testa in giù. E attenzione, attenzione, attenzione. Yeah. Obelischi, giullari. Oh. Ok. E vale solo... Ok, perfetto, fantastico. È già il mio potere preferito. Silver Leaf. E... cazzarola. Devo anche... Esatto, mi fermo un secondo a leggere le descrizioni. Questo episodio ci sta regalando tantissima roba, eh. Oddio, regalando. Già, sta facendo pagare, però... Scotolatore di minigonne. Dove cazzarola... Ah. Anche se il commercio giullare certamente esiste nel nostro mondo, si dice che non appaiono affatto in altre terre, come strano e triste il mondo senza il Jolly Doll Shock. Ha una difesa generale quasi migliore della nostra ed è una veste più leggera. Voi lo sapete che io andrò in giro vestito da giullare e con una zucca in testa, vero? Ho bisogno di sentirmi figo. Silver Shield, questo è mio. È il mio scudo. C'è scritto il nome. Ti odio. Ti odio. Peso 10, perché non lo possiamo usare? Ah, perché è uno scudo di seconda classe. E noi siamo ancora portatori di classe 1. Mannaggia. E soprattutto, noi non abbiamo modo di usare quella specie di geostigma. No, vero? Ma soprattutto, quelle cavolo di Silver Leaf, dove sono? Ok. Sono abbastanza sicuro di non essere io che non ne vedo. Non ce n'è proprio. Va bene. Cercheremo di scoprire a tempo debito. Magari sarà un altro tipo di moneta di scambio di qualsivoglia cosa. Shortcut. Yeah. Festering Banquet. Salve! No, aspetta. Ciao amici. Gingili vende bigiotteria per moneta? Sì! È tizio! Bene! Ok. Ciao. Siamo tornati praticamente all'inizio del gioco. Sì, beh, quasi all'inizio. Quindi dovremmo essere in prossimità dell'altro obelisco. Ok, figata. Dovremmo quindi poter salire. Ecco, bravo, muori tu, che muore anche lui, eh. Cercate di andare d'accordo, ragazzi. Allora, il santuario era qui. Oddio. Domanda è, ha senso quello che sto facendo? Non lo so. Non lo so se ha senso quello che sto facendo. Mi stavo domandando. Ah, ok, ok, ho capito tutto, ho capito tutto. Ho capito ora a cosa serve l'altro passaggio. Adesso recupereremo tutto quanto, eh. Portate pazienza, ma avevo bisogno di capire. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Voilà, qui sotto non c'è un'altra porta, vero?
Scusi, grazie, grazie. Non ne abbia male, ma... Ok. Voilà. Perfetto. Scrigno. Guanti piastra nera, tutto piastra nera, perfetto, figata. Quindi abbiamo sbloccato un set figosissimo. E voi direte, Silver, hai appena detto che andavi... No, rompete le palle! Ok. Tanto non posso mettermi niente. Abbiamo troppa roba bloccata. E fra l'altro abbiamo anche 8520. Io direi che, visto che siamo in prossimità di un santuario dei nostri... Direi di andarci, sì, e spendere quei 4 ciaspoli di sale che abbiamo in maniera costruttiva. Che bello tornare in posti dove non facevamo praticamente nulla. Ok, qua era il passaggio per andare giù sotto nei... allo Smiling... Ok... Prima o poi ci libereremo anche di tutte queste orecchie. Ok, devo salire di livello. E io ero convinto di avere già qua anche un fabbro. Quindi, fare offerte, abbiamo una piccola figura di pietra sotto forma di un leader di spirito. Offrire il leader della pietra di un altare per convocare un leader al santuario. Sovvenzione sale guadagno per buono. No, non lo uso. Oh sì, dai, possiamo usarlo qui, perché tanto adesso abbiamo comunque liberato un pochino la zona, e quindi mercenario fabbro, voilà, perfetto. Cerchiamo di potenziare un pochino tutti i livelli, tanto anche a questo di santuario ci possiamo tornare a piacimento. Allora, salire di livello, sì, e possiamo salire di così a naso 2 livelli solo, perfetto. Ah, per poco non possiamo salire ulteriormente, ma va niente, va bene così. Allora, io avevo sbloccato un punto magia, però alla fin fine non mi era servita una secchia di nulla. Continuiamo a non essere magici. Allora, direi che possiamo... Sì, grazie. E già che ci siamo... Questo... O questo... Forza di volontà, cosa ci modifica? Resistenza, magia... E gocciatasso. Il gocciatasso è quella cosa che insieme a squadra rende l'idea. Vabbè, 2 punti. Carico massimo degli apparecchi. Quindi il gocciatasso è la resistenza massima. Che vabbè, ok. Credo che andremo in questa direzione per ora. Dopodiché, vediamo se abbiamo sbloccato. Abbiamo sbloccato questo. Peculiare scudo cerimoniale della vite intrecciato utilizzato in danze rituali dalle tribù cacciatori di teste Cadania. Questi schemi sono formati accuratamente alla formazione di alcune specie di lana. Ha poteri speciali con questo scudo? Scusa? Ah, però... ha solo il fatto di essere gran leggero. Però intanto direi che continuiamo a usare questo, va, che è meglio, anche perché si intona di più con i nostri fantastici pantaloni. E tu, coso, vediamo se puoi aggiornare la nostra fida spaduncola, che è qui. Poesia di un soldato, no, ne servono 2, per cui abbiamo già tirato sul livello di 1. Mannaggia li pesci. Però aspetta, poesia di un soldato 1. Di quanto ce la livellerà? Non è molto comodo come menu, 43, 4 di difesa, va bene, sì, probabilmente lo farò. Ma per scoprire se lo farò, dovete pazientare e attendere il prossimo fantasticissimo episodio di Salt and Sanctuary. Ciao ciao!